Ciao a tutti, anche se qua ho una disturbatrice che mi sta disturbando, vi volevo parlare dei solari perché stavo pensando di parlare su Instagram, ma poi ho detto forse è meglio fare un discorso un pochino più completo. Sì, o ti fai vedere? Fatti vedere? Ok, vi ho fatto la presenzialista anche oggi. Allora, perché appunto ho avuto modo di testare in delle situazioni estreme, oserei dire, e quindi volevo farvi un video, diciamo, di solari per quest'anno. Questi sono quelli che io sto usando in questo momento, cioè magari voi me ne potrete consigliare degli altri, eccetera, però vi dico che in questo momento io ho trovato la pace dei sensi con questi e non ho intenzione di cambiarli al momento. Quindi, allora, facciamo viso e corpo. Per quanto riguarda il viso, vabbè, questa è una ripetizione perché Acqua San Gel di Miscia, questa è quasi finita, sto per riordinarla e è tornata almeno al momento su Stylevana, poi non so se ce ne sono se in altri posti, perché a quanto pare stavano riformulando. Cosa c'è da riformulare che è perfetta? Cioè questa protezione qua, scusate, parliamo di protezione 50+, non uso nulla meno della 50+, mai, né d'estate, cioè mai, né all'inizio estate né a fine estate, quindi sappiate questa cosa qua. Questa qua è perfetta, cioè non ha veramente difetti, costa poco, cioè 10 euro tra l'altro, quindi sinceramente continuo a usare questa. Poi ne ho altre che sto usando per finirle, ma questa rimane perfetta. L'ho usata questo weekend che sono stata in Sardegna e anche in condizioni veramente di sole forte si è comportata benissimo, quindi top. La new entry, diciamo, è che veramente mi sta piacendo moltissimo, è questo stick di Lolla, adesso vabbè la luce è quella che è, Up the Shield si chiama, 50+, si può usare anche sul viso volendo, però io lo sto sfruttando per il contorno occhi. Qual è la figata? Che non dà fastidio agli occhi, almeno fino adesso non mi è mai successo, per cui cosa faccio? Prima di mettere quella, io metto questa tutto intorno agli occhi, quindi anche sul tatuaggio delle sopracciglia, e mi fa da barriera per l'altra, che comunque se finisce negli occhi fastidio me lo dà. Quindi anche sotto il trucco si comporta bene, perché io l'ho usata anche oggi sotto il correttore e si comporta benissimo. So che esiste quello di Corf che è molto simile, sembra praticamente la copia, però non l'ho provato quindi non vi so dire. Con questo mi sto trovando bene, vedo che ha anche una durata notevole, cioè come quantità di prodotto, quindi io mi sento di consigliarvelo. Come ritocco, vabbè, al mare io ritoccavo questa, rimettevo lei, anche perché questa la potete stratificare quante volte volete, non spallina mai, è perfetta ed è anche un'ottima base per il trucco, però quando magari sono truccata, per il ritocco sto usando questa qui quest'anno, questa qua di Garnier Ampre Solaire, si chiama Over Makeup Super UV 50+. Mi piace moltissimo per il profumo, per l'effetto, per tutto. Costa meno di quella della La Roche-Posay, che comunque promuovo, però questa qua devo dire che è una degna sostituta, quindi mi sta piacendo, la continuo a utilizzare. Andiamo al corpo. Allora, per il corpo io ormai da, credo sia il terzo anno consecutivo, come crema, diciamo, da applicare, da spalmare, questa non ce n'è, non la cambio. Ecco, questa veramente non ho intenzione di provare altro perché mi piace da morire, ed è Australian Gold, questa qui, Spray Gel Sunscreen 50. La amo, ho avuto la prova questo weekend che funziona alla grande, perché la cosa che vi sconvolge quando la spalmate è che sottilissima, ve la posso far vedere così. Allora, è leggermente colorata e in effetti sembra dare un leggero colorino dorato. Non so dirvi se macchia i costumi, perché sinceramente io uso costumi neri, scuri, non mi è capitato, però comunque io faccio così, io questa qui la metto sempre prima a casa, cioè normalmente io mi comporto così, prima di uscire, di andare al mare, espormi, metto questa, poi metto il costume e vado. In questo weekend che mi sono potuta portare solo questa, quindi non il mio spray da ritocco che visto di cui adesso vi parlo, per motivi di aereo, perché più di 100 ml non potevo portare, quindi riapplicavo poi lei in spiaggia. Però cosa è successo? Che in alcune zone non l'ho messa bene, anzi nelle chiappe non l'ho messa proprio, mea culpa, nella schiena l'ho messa male io a chiazze. Cosa è successo? Che in tutto il resto del corpo
Perfetta, non ho fatto una piega di leggero rossore, niente. Guardate che sono stata abbastanza, pur cercando l'ombra quando possibile. Ecco, in quelle zone lì mi sono bruciata, perché nelle chiappe soprattutto penso al punto più fastidioso, mentre tutto il resto del corpo no. Quindi questo mi ha dato la prova che funziona da Dio. E comunque fate conto che io l'ho riapplicata solo una volta durante il giorno. Andrebbe riapplicata di più, però anche nonostante i bagni e tutto il resto ha funzionato benissimo. Infatti qua la de definisce come very water resistant. Veramente. E non è fa cioè la texture poi. Ah, poi il profumo di questi solari è goduriosissimo. E l'altra cosa che vi volevo dire su questa protezione, perché questa è grande la confezione, io l'ho travasata in questo flacone. Questo è un flacone da 100 ml con, pla con plato, sì, da Tigotà. Guardate qua. La cosa che mi è piaciuta tantissimo è che qua non si vede perché è scuro, no? Quando è molto liquido il solare, no? Quando lo spruzzate man mano lui scende, quindi questo significa che non si spreca prodotto. Questa cosa qua me l'ha fatto ancora apprezzare ancora di più e mi ha fatto pensare, ok, non lo cambierò mai. Però, tranne nei casi come questo in cui non mi potevo portare questi che sono più grandi di 100 ml, normalmente io se viaggio con la macchina, eccetera, uso uno spray per ritoccarmi la protezione sul corpo, perché non c'ho voglia di spalmare, perché quando siete in spiaggia, in piscina, fa caldo, quindi di risparmiarmi la crema non ho voglia. E quindi uso questo genere di spray, spray sempre 50 più, di quelli che non si va, che non si spalmano. Spray, nebulizzatore, effetto pelle asciutta. Questo è sempre di Garnier, che devo dire, l'avevo preso l'anno scorso, non quest'anno, però l'ho usato quest'anno. Eh sì, anche qua la confezione bianca non aiuta. Vi lascio ovviamente i link qua sotto. Questo prodotto è strepitoso. Sapete perché ne ho avuto la prova? Perché anche lui l'ho testato in una situazione estrema. La situazione estrema era il concerto di Ligabue a Campovolo, dove sono stata dall'una e mezza fino a notte fonda, mentre per il viso, vabbè, avevo il cappello. Qui riuscivo a mettermi sotto la transenna e ripararmi le gambe, no. E io ho la zona delle gambe, delle cosce, la parte sopra che mi si scotta facilmente. Io ho applicato, non avevo neanche messo la crema, semplicemente mi ero portata questo. Per fortuna sono riuscita a farlo entrare. Me lo spruzzavo. Ecco, questo l'ho spruzzato, bah, forse 3-4 volte durante il giorno. Oh, non ho, anche lì non mi sono scottata per niente. E secondo me questa cosa è importante perché, nonostante non avessi una crema di base, ecco, diciamo così, lui ha funzionato benissimo. Quindi mi sento di stronzi. Ecco, un'altra cosa, profumo delicato, quindi non è, come dire, fastidioso. Quello di Australian Gold è un profumo goloso, può piacere. Però mi rendo conto può anche non piacere, secondo me è difficile che non piaccia, però in questo caso ecco è perfetto. Si chiama poi tra l'altro Sensitive, quindi non so se, bah, per pelli particolarmente sensibili, io vi garantisco che funziona. Ho questo ancora da provare della SVR, protezione 50, stesso concetto, però questa linea qui, Sun Secure, io avevo il doposole buonissimo. Ecco, sono sicura che sarà un buon prodotto. Il profumo è molto buono, classico profumo estivo da spiaggia, però magari potrebbe non piacervi. Poi secondo me anche il costo credo che sia molto a favore di questo. Comunque io i link ve li lascio perché comunque i prodotti SVR sono buoni. La stessa linea, la protezione viso è molto buona, ma preferisco la Misha. Però ecco, vi segnalo che esiste anche di questo marchio. Quando lo provo meglio magari vi faccio sapere se per qualche motivo lo preferisco. Ma io dubito, nel senso che questo qua è veramente perfetto, quindi mi sento di straconsigliarvelo. Quindi questi sono i miei solari per quest'anno, non penso di cambiare, penso di rimanere su questa cosa qua. Poi ecco, ce l'ho qui perché l'avevo fatto vedere alla mia amica, ma se non ce l'avete, questo non potete superare l'estate. Ecco, al concerto i miei salvavita sono stati acqua termale di Repole, sempre, questo spray. Il ventilatore da collo e vabbè, poi sul viso avevo questi qua, ma avevo anche il cappello, quindi lì avevo proprio sempre ombra fissa. E basta, niente, io spero di esservi stata utile con questo video. Ci vediamo alla prossima, che spero sia un Get Ready With Me. Alla prossima, ciao!